Capiamoci, il caricatore è scaricato addosso a Marcello Bruzzese, in pieno centro a Pesaro, nel bel mezzo del pomeriggio, a Natale, con i sicari poi tranquillamente scappati per le vie del centro. Non è un banale omicidio di 'ndrangheta, come viene comodo raccontare ai semplificatori professionisti. No, sì, è vero, c'è la vicenda strettamente criminale, c'è Marcello, fratello di quel Girolamo Biagio che dall'inizio degli anni 2000 ha deciso di collaborare con la giustizia e figlio di quel Domenico Bruzzese che fu il braccio destro del temibilissimo boss Teodoro Crea. C'è l'agguato del 1995 in cui morì il padre di Marcello, morì suo cognato e anche lui rimase gravemente ferito. Questa storia, nella sua prima parte, è tutta sangue, vendetta, polvere da sparo, come troppe storie di mafia. Ma non è questo il punto. A Pesaro è morto un uomo che ha affidato, insieme alla moglie e ai suoi due figli, la vita in mano allo Stato. Di questo dovremmo tutti rumorosamente parlare. Uno Stato che non difende i suoi collaboratori. Uno Stato che non mantiene le sue promesse di sicurezza e protezione agli uomini che decidono di abbracciare la legalità. Uno Stato che firma le carte per la protezione di una famiglia e lascia il padre capofamiglia per terra martoriato dai proiettili. È uno Stato che, al di là della retorica, è messo in ginocchio dall''ndrangheta, che l'ha colpito nei suoi nervi più scoperti. Non sanguina soltanto il cadavere di un pentito, sanguina la credibilità di un paese che, nonostante le roboanti dichiarazioni, dico, ve lo ricordate? Ci hanno detto che le mafie sarebbero state sconfitte in qualche mese, massimo qualche anno. Ha detto così il banalissimo ministro dell'inferno, che invece si ritrova a fare i conti con un'onta indegna di una democrazia. Un protetto morto ammazzato è una roba gravissima. Dai, su, non c'è neanche bisogno di troppe spiegazioni. Lo Stato perde, la mafia vince, il messaggio è chiaro. Abbandonare le mafie per abbracciare la legalità non funziona. No, la 'ndrangheta ha colpito la credibilità dello Stato, tra l'altro in un momento in cui sta pascolando la 'ndrangheta, tranquillamente, abbastanza indisturbata, con parecchia indifferenza intorno. E allora uno dice sarebbe il momento di sentire il pugno duro del ministro dell'Interno, no? Colui che ovunque protegge, non disdegnando anche qualche calcio sui denti ai disperati, dovrebbe invece affilare i denti di fronte a tanta gravità. E invece Salvini, come un vocalist della domenica impegnato a dar voce ai nostri intestini, ci comunica la sua colazione con pane e Nutella. Con la sua faccia bolsa di bambino che ancora non ci crede nemmeno lui di essere arrivato fin lì, pronto a travestirsi con la prossima divisa da insozzare per la sua ennesima carnevalata, mentre la mafia che vorrebbe sconfiggere, beato lui, gli ha ammazzato uno lì, in salotto. La retorica della sicurezza, declamata e inapplicata perché sono incapace di comprenderne la complessità, ancora una volta è fuffa. Niente, zero. Ancora sulla pelle degli altri, ancora sui più esposti, sugli ultimi, i più fragili. Del resto, l'omicidio di un collaboratore di giustizia si inserisce perfettamente nella bavosa retorica delle scorte, viste tutte come casta o come privilegio, nella scia dell'autodifesa come migliore difesa possibile e nella superficialità con cui viene trattato il tema dell'antimafia. Ora, per favore, proviamo a fare un gioco. Chiudete gli occhi. Immaginate un ministro dell'interno, qualsiasi. Immaginate Angelino Alfano, l'odiatissimo Alfano, così vi viene molto più facile. Pensatelo carnevalescamente vestito da poliziotto, vigile urbano o pompiere, secondo la bisogna. Figuratevelo mentre twitta su operazione ancora in corso, che poi in realtà Alfano anche lui l'ha fatto, a dire la verità. Immaginatelo fare il figo con qualche donna stuprata in Libia e con il suo bambino. Pensatelo che si spreme tra lasagne, gnocchi, Nutella mentre intorno eruttano i vulcani. Sognatelo mentre chiama decreto sicurezza un decreto che sparge disperati in giro. Ipotizzatelo impegnato a chiudere i porti mentre l''ndrangheta brinda alla vendetta riuscita. Ci sarebbe la rivoluzione là fuori, con un ministro così. E invece qui niente, zero, assoluto. La morte di Bruzzese al massimo partorirà la solita passerella del ministro dell'inferno, sempre preoccupato di venire bene in foto per i social.
Niente, il nulla, un bluff, credetemi, che non durerà a lungo. C'è solo da sperare che però non lasci più macerie di quelle che già intasano il paese.